i cavalli della Maremma, ma nella puntata di oggi non voglio raccontarvi solo di cavalli, ma vi voglio raccontare di un angolo meraviglioso della natura, un'azienda agricola di 4.000 ettari che si trova all'interno dell'ente parco della Maremma. Si tratta dell'azienda agricola dell'Alberese, che è della regione Toscana e che rappresenta un spaccato di mondo della biodiversità. Qui sembra che il tempo si sia fermato. Ci spiegherà perché il direttore di Ente Terre, che è l'ente che si occupa proprio di questa azienda, e poi parleremo direttamente con i butteri, perché oggi questo è forse l'ultimo posto in cui si lavora con i cavalli maremmani e sulle vacche maremmane che vivono in stato semibrado, anzi brado, perché vivono tutto l'anno al pascolo, in questi pascoli immensi. E quindi vi vogliamo raccontare questa parte di sostenibilità agricola che esiste in Toscana. L'Alberese, l'azienda agricola dell'Alberese, è all'interno dell'ente parco, quindi un'azienda biologica, dove quello che è il vero lavoro si mischia poi a quelli che sono i flussi dei turisti che arrivano e si mischiano con i vostri butteri. È un gioiello della regione Toscana gestito da un ente, l'Ente Terre, che è un'emanazione della regione Toscana. Che tipo di lavoro fa l'Ente Terre per mantenere dei posti come l'azienda dell'Alberese? L'Ente Terre è un ente nato nel dicembre del 2012, quindi è attivo dall'inizio del 2013, ha molte funzioni. La prima funzione è gestire tutto il patrimonio agricolo forestale della regione Toscana, del quale fa parte anche Alberese, e poi direttamente l'azienda di Alberese, che è un'azienda con oltre 4.000 ettari di terreno, completamente biologica, possiamo dire una delle aziende più grandi d'Europa del biologico, dove conserviamo della biodiversità, quindi ne facciamo un nostro vanto, e abbiamo la vacca maremmana, che naturalmente è un qualcosa di unico al mondo, i butteri lo stesso, e insieme ai loro cavalli maremmani, quindi tutto un insieme di differenze e di bellezze che messe insieme fanno la grande unicità di Alberese. Quindi Alberese sembra che il tempo si sia fermato perché i vostri quattro butteri di lavoro fanno proprio i butteri, quindi spostano le mandrie, si occupano dei vitelli, dei puledri, dei cavalli, degli stalloni, della riproduzione, si occupano un po' di tutto e lo fanno per davvero. Quindi è come se si fosse fermato il tempo qua. Come riuscite a sostenere un mondo antico con quelle che è la velocità moderna e le esigenze moderne? In che modo viene gestito tutto questo e come riuscite a mantenerlo, questo patrimonio? Beh, innanzitutto lo manteniamo grazie alla grande professionalità di queste persone che, come ha detto lei, sono persone che lavorano, quindi il buttero è un lavoro, non è un qualcosa di folcloristico o di qualcosa di turistico. Effettivamente sono situazioni che sono assolutamente necessarie, perché la vacca maremmana, senza il buttero, senza il controllo diretto dei butteri con il cavallo, quindi attraverso questo mezzo antico, però purtroppo, anzi no, purtroppo per fortuna necessario, perché sono qualcosa di bello, è l'unico modo per poter allevare la razza maremmana. La razza maremmana deve poter essere libera, deve poter pascolare in questi prati, in questi boschi, anche nei boschi, fra parentesi. Penso sia una cosa effettivamente incredibile, unica, che una vacca che va a mangiare all'interno di un bosco, e loro sono gli unici che riescono a guidarla attraverso la loro grande professionalità e soprattutto la grande passione. Perché quando uno vede un buttero non vede soltanto la professionalità, vede la passione, vede quello che ha dentro e quello che può esprimere attraverso la sua cavalcata. Sembra un qualcosa di unico, cavallo, uomo, non si riesce a volte neanche a distinguere. E quindi questa, come ha detto lei, unicità, che è assolutamente necessaria, quindi un qualcosa di antico, però anche di attuale. Quali sono i progetti futuri, la visione da qui ai prossimi 10, 15, 20 anni, di questo posto meraviglioso ed unico? Allora, noi dobbiamo capire una cosa: la biodiversità è
quello che è importante. La sostenibilità, sia ambientale, sia economica, sia sociale, è un altro punto su cui noi assolutamente siamo fermi e siamo decisi di poter portare avanti. Quello che io penso di questo bellissimo posto, che la biodiversità si porta avanti implementandola, non difendendola e basta. Quindi dobbiamo aumentare la nostra produzione di biodiversità. E questo facendo in che modo? Mangiando la vacca maremmana e andando avanti e mangiando le verdure e i grani che sono antichi, riportando alla visione questa possibilità. Quindi la biodiversità è il nostro punto di forza. Lo dobbiamo implementare, lo dobbiamo addirittura proporre in maniera propositiva. Deve essere propositiva, non deve essere un concetto di difensivo, deve essere un qualcosa che noi andiamo ad aumentare e a far conoscere agli altri, rendendolo naturalmente in questa maniera non più da difendere, quindi da proteggere, ma tranquillamente da coltivare. Quindi la missione è quella di riportare alla ribalta, diciamo, delle cronache, alla ribalta di quelle che sono le vetrine che gli occhi delle persone vedono, tutta una serie di tutta una catena alimentare che abbiamo perso e che stiamo con fatica poi recuperando. No? Dobbiamo recuperarla, perché purtroppo la situazione politico-economica degli anni 50 che ha portato via anche i contadini da quelli che sono le loro terre, che attraverso questa accelerata industrializzazione, non è che faccio considerazioni su queste cose qua perché non è mio compito, però posso dire che abbiamo perso tanta ricchezza da un punto di vista della professionalità e comunque di quelle che sono le tradizioni tramandate da padre in figlio. Le stiamo recuperando lentamente, le stiamo valorizzando e soprattutto andando a produrre qualcosa di sano. Cioè, noi dobbiamo produrre la salute, quindi la salute si fa a tavola, si fa nelle produzioni agricole, si fa con il biologico, si fa con la sostenibilità. Questo è il concetto su cui noi dobbiamo basare il futuro di aziende che sono così importanti, che devono seguire un esempio virtuoso. Diciamo, noi dobbiamo essere l'esempio virtuoso, siamo lo Stato, siamo l'ente terre, siamo la Regione Toscana, quindi la Regione Toscana deve dimostrare tutti i giorni quello che è da un punto di vista della sua bellezza e soprattutto dell'esempio che possiamo portare attraverso le nostre produzioni. Qui si va al mare a piedi praticamente dall'azienda, no? Siamo sul mare della Maremma, che è bellissimo. Ovviamente gli ingressi sono a numero chiuso perché l'ente parco chiude quando sono troppe le persone, perché ovviamente non è che qui ci può essere turismo come quello che c'è, magari che c'era una volta in Egitto, no? Quindi qui il turismo deve rispettare ed amare quella che è la situazione, il bosco, la natura, il mare, la spiaggia. Turisti che però vengono anche qui in vacanza proprio all'interno dell'azienda, quindi forse è l'unica vera esperienza di un'azienda agricola vera. La vera vacanza in agriturismo è qua. Ecco, la parte turistica come viene gestita? Ma viene gestita direttamente da noi per quanto riguarda Alberese, quindi la tenuta di Alberese. Poi, vabbè, l'accesso al parco è pubblico, quindi naturalmente è gestito dall'ente parco, con cui noi collaboriamo in maniera molto fattiva. È una cosa molto, molto buona, i rapporti fra due enti che collaborano fra loro e hanno finalità molto, molto simili, quindi di quello che possiamo dare la valorizzazione del territorio. Naturalmente la cosa molto bella è anche la possibilità di poter partecipare al lavoro dei butteri, quindi qui si può tranquillamente andare a cavallo insieme ai butteri, ma non è un qualcosa di folcloristico, ripeto, si va a lavorare insieme ai butteri, quindi li seguiamo e vediamo loro come vanno a portare avanti la mandria e quindi sempre a cavallo, che è una cosa bellissima e che ci rende i turisti eventualmente partecipi di questa bella azione, che sono l'azione del buttero che porta avanti la mandria, che la porta e che praticamente la segue continuamente. Ecco, economicamente riesce a sostenersi un'azienda così vera? Ma vede, se riusciamo a valorizzare i prodotti come devono essere valorizzati, se portiamo avanti una politica in cui il valore aggiunto è la salute, quindi non dobbiamo guardare al centesimo quando si va a pagare la pasta del parco o quando andiamo a mangiare la carne maremmana, certamente sì. Certo, noi dobbiamo produrre unicità che deve essere giustamente pagata, non sovrappagata, giustamente pagata e comunque sia
sono convinto che il futuro è dalla parte dell'agroalimentare di salute e noi siamo un buon esempio dell'agroalimentare di salute. Allora, noi andiamo a visitare e andiamo a vedere da vicino quello che è il mondo e la vita dei butteri, quindi ci spostiamo, direttore, e andiamo a vedere un po' che cosa fanno davvero tutti i giorni. Per gli appassionati della Toscana e soprattutto della Maremma e del cavallo maremmano, come sono io, questa è una stanza importante da visitare perché è una stanza ancora viva, perché viene ancora utilizzata per il lavoro quotidiano, però è mischiata con tutta una serie di oggetti antichi, quindi è come se fosse un museo che però continua a vivere, perché qua e là ci sono ancora delle cose che riguardano il passato e la storia della nostra campagna e del lavoro della nostra campagna, dell'allevamento delle vacche maremmane e dell'allevamento del cavallo maremmano, che era un grande ausilio per chi lavorava la terra qua in questa zona della Toscana. Allora, esistono ancora i butteri, che sono un po' come i panda, eh? In questa azienda ce ne è rimasti quattro. Mi cioè. Sentite un po' come i panda? Dobbiamo fare un... Veramente chi fa il mestiere, sì. Perché ormai i cowboy della Toscana non esistono quasi più. Quali cowboy? No, non dicevo, i cowboy siete come i cowboy americani, in realtà i butteri. Cioè, è lo stesso tipo di lavoro, lo spieghiamo per chi ci segue da casa, no? Chi sono i butteri? I butteri sono coloro che poi lavorano a cavallo e spostano le mandrie, quindi... Che controllano le mandrie tutti i giorni dell'anno. E lo fate davvero? Sì, sì. Non solo per i turisti che vengano a vedere. No. Primo quindi, mestiere è quello lì. Poi dopo ci sono anche i turisti che si affiancano. Sì, vabbè. Sì. Allora, vengono. Senti, questa è una stanza molto particolare, no? Perché ci sono due fotografie che sono un po' la storia delle due razze principe di questo territorio e poi ci sono tutti gli attrezzi del mestiere. Ci racconti un po' di storia? Sì, allora, come vedi, te hai detto la foto lì, questo è uno dei capistipiti della razza maremmana, è Sioux. E poi qui, se vedi, abbiamo tutte queste attrezzature. Vabbè, questa è la sella alla toscanella che col pomello che noi non usiamo, che usavano una volta i butteri. E noi usiamo queste qui, la scafarda, che sarebbe originaria militare. Poi i butteri l'hanno fatta propria, perché era una sella adatta a stare molte ore in sella e salvaguardava il cavallo e l'uomo. Poi perché abbiamo... appunto il peso in queste selle, sono delle selle pesantissime, abbastanza. Ma in realtà... Distribuiscono il peso perché hanno, vedi, hanno un cuscino ampio, largo, vedi? E quindi distribuisce il peso sul cavallo. Allora, poi abbiamo un arcione in legno e poi i cuscini e la copertina. È tutta smontabile questa sella, è molto pratica perché se rompi un pezzo la puoi cambiare velocemente anche. Esistono ancora quelli che le lavorano queste sì, selle? Sì, certo. Allora, poi qui abbiamo un coltellaccio terribile. Questa, diciamo, è un machete per quando andiamo in macchia o facciamo dei passaggi nuovi con le marrughe, ok, bisogna avere questo perché è molto utile. Però noi per la doma usiamo sempre questa qui, che sarebbe la viterbese o bardella. Quindi scafarda e bardella. Qual è la differenza di queste due selle dal lavoro italiane? Questa qui è una sella che è senza arcione, quindi è senza arcione in legno, quindi è molto malleabile sul cavallo. Questa qui segue molto il movimento del puledro, specialmente le prime volte che mettiamo la sella. Quindi l'uomo che sta sopra
sta molto più a contatto con il cavallo e regge eventuali sgroppate o insomma dei movimenti un pochino bruschi del puledro. Quindi continuate a domarli e a utilizzare per lavorare tutti i giorni con queste antiche selle, no? Sì, l'inizio, finché il cavallo non accetta perfettamente l'uomo e il giro che facciamo, rimane questa sella. Poi mettiamo la scafarda. E così anche il filetto e passando poi per E allora, per qua il ci sono altri strumenti del mestiere, no? Sì. Perché sì. Qui abbiamo il famoso capezzone maremmano. Cavezza, questa è la cavezza. Cavezzone è un'altra cosa, è la guida col cavezzone. Questa è la cavezza, quella che mettiamo le prime volte al puledro, quando, queste vedete, uno, questo è l'uncino, e questo serve proprio per accarezzare i puledri all'inizio, perché essendo cavalli bradi, li accarezziamo piano piano con il bastone, e poi sostituiamo la mano. E così quando mettiamo la cavezza, le prime volte viene fatto con quest'uncino, perché non ci possiamo avvicinare, quindi per sicurezza le mettiamo. E poi vengono fatti di testa, nel famoso tondino. Poi avete i filetti normali che si utilizzano nella monta inglese, sì. Però avete ancora tutte quelle che sono le imboccature, i morsi. Questa è un'imboccatura laziale, diciamo quella toscana è intera, sarebbe intera. Non è spezzato, sì. Il cannone non è spezzato, ma è intero. Sì, quella toscana è intera. Noi usiamo questo qui perché i butteri qui all'Alberese all'inizio del secolo, con l'Opera Nazionale Combattenti, sono arrivati da Cisterna di Latina, anche se c'erano i butteri toscani e tutto, ma agli inizi sono arrivati da Cisterna di Latina. Sono arrivati questi butteri che utilizzavano queste imboccature. Questi butteri, usavano questa qui, ma poi con l'evento anche della sella militare, perché in questa azienda domavano anche i cavalli per l'esercito, e poi è stata adottata la scafarda per i butteri. Allora, che ruolo ha questo bastone? Ve lo portate sempre dietro? Allora, non all'inizio... Di che legno è fatto innanzitutto? Questo è di corniolo, o crognolo, come si dice in Maremma. Sei duro come un crognolo. Sì, perché sì, è un legno che dopo cotto rimane elastico e duro. E, quindi, e questi uncini sono a mille usi questo legno, perché da cavallo puoi fare qualsiasi cosa, puoi prendere i vitellini appena nati per toglierli dalle mamme e per mettergli il bollo, perché le maremmane sono molto aggressive, quindi ci vuole un buttero che prende il vitello, un buttero che scende prende il vitello e gli mette il bollo e un altro a cavallo che manda via la vacca. Poi a molteplici usi questo qui, è la prima volta che si mette la sella, è quello che prende il sottopancia, sotto la pancia del cavallo, perché non si può andare lì con le mani, perché oppure la prima volta che si prende la coda del cavallo, la prima volta che si tocca le gambe del cavallo, che si prova a alzarle le gambe, ha tantissimi usi. E anche per aprire e chiudere i cancelli, per no? Aprire e chiudere i cancelli. Ma i cavalli già nostri, già la nostra doma dura all'incirca un paio d'anni. Il cavallo deve essere perfetto per qualsiasi cosa. Te esci fuori, scendi da cavallo, lasci il cavallo lì, con le redini a terra, il cavallo rimane lì. Solamente quando il buttero va lì o lo chiama, che allora il cavallo viene. Quindi avete un rapporto forte con questi sì, animali perché sì, sì. Ci vivete a contatto i primi anni sì, poi se è buono, siccome noi portiamo anche i turisti, dopo passa ai turisti, però i primi anni è solamente i butteri, insomma. Poi specialmente quelli che hanno carattere rimangono per la vita, il buttero lo monta per la vita, insomma, se ha carattere insomma come volete voi sì, si dice noi insomma che quelli che più sono più hanno un carattere più forte, sono quelli che poi vengono insomma, più bravi, diciamo. Senti, invece per quanto riguarda l'allevamento della vacca maremmana. Della vacca maremmana, qui abbiamo un allevamento biologico,
Abbiamo circa 4.000 ettari, quindi ci possiamo permettere di avere l'allevamento brado quasi tutto l'anno, se non il periodo invernale che diamo un po' di fieno, se no loro stanno bradi tutto l'anno. E produciamo questa carne biologica che vendiamo in paese e che è da provare. Ecco, le proprietà sono eccellenti, no? Sì, di questa carne, perché tra l'altro c'ha un sapore di erbe, c'ha una specie di retrogusto, carne... a volte ha un sapore un po' amaro, no? Perché sa proprio delle erbe che mangiano. Sì, ma poi ai terreni salini, nei terreni salini nascono delle erbe un pochino come la salicornia e altri tipi di erbe che la vacca molte volte mangia, quindi ha questa carne che prima cosa ha pochissimi grassi. Certo. E ha dei grassi con omega 3, queste cose che insomma vanno più di moda, no? Vanno più di moda, in realtà fanno bene, perché questi sono animali, sì, che vivono al pascolo fissi, sì, e poi vengono solo macellati nel momento giusto, sì, sono animali che vivono sempre fuori, no? Sì, noi macelliamo sempre i vitelli da un anno e mezzo circa fino a 2 anni. Quindi c'è bisogno di una frollatura importante per questa carne. Sì, una frollatura diciamo almeno di 20 giorni, insomma, può dipendere. Perché essendo animali muscolosi. Sì, 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 sì. E ovviamente essendo animali che stanno fuori hanno meno grasso, il grasso che c'è è un grasso buono, quindi è una carne, sì, rossa, sì, indicata anche per le diete. Infatti la puoi mangiare anche senza utilizzare il sale. Esatto, perché è molto saporita. Sì. È veramente particolare, come carne va assolutamente assaggiata. Certo. Chi è abituato in città a mangiare quella carne un po' molliccia ci si troverà un po' a disagio all'inizio, però poi dopo... Ma sa, con la frollatura si ammorbidisce, quindi poi dopo la carne va benissimo per tutti i tagli. Diciamo la bistecca, che dovrebbe essere uno dei tagli più rinomati, diciamo che nella maremmana è un taglio insomma normale, insomma, voglio dire. Almeno che non sia femmina, la femmina è un po' più grasso, ma di solito ha pochissimo grasso. Quanti vitelli riuscite a seguire? Ma noi sul punto vendita, vabbè, noi la produzione si aggira sempre sui 150-160 vitelli all'anno. Qualche anno siamo arrivati anche a 170, ma insomma il numero è quello. Qual è il periodo dell'anno in cui il lavoro è più pressante, più faticoso? Il momento delle parti? Allora, primavera e poi diciamo aprile, maggio, che c'è da fare tutti i branchi per il toro, che il toro entra il 15 d'aprile e fino ai primi di agosto rimane nei branchi. Quindi ogni branco ha il suo toro, noi abbiamo 8 gruppi di toro. E quindi lì è il momento insomma che abbiamo più lavoro. Poi c'è la doma che inizia sempre a fine aprile con i puledri nuovi, quindi la primavera è importante. Sì, 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 sì. The best thing in your life. Vorrei capire come un ragazzo comincia a fare il buttero. Com'è che si tramanda questo lavoro? Com'è che tu l'hai scelto? Bah, forse io non lo cambieresti neanche, credo. No, assolutamente, assolutamente. Dopo circa 39 anni di lavoro, penso non lo cambierei mai. Diciamo che qui lo impari stando qui e facendo il mestiere. Abbiamo avuto tantissimi ragazzi che sono passati. Se hai la stoffa per farlo, continui. Se non ce l'hai, diciamo, dopo un paio d'anni, 2 o 3 anni, ti rendi conto che... Non fa per te. Non fa per te. Perché mollano? Ma perché? Perché tutte le mattine devi essere qui. Caldo. Perché per gli animali non c'è domenica, Natale, Capodanno. Qui 365 giorni all'anno, è logico... nei festivi alla turnazione, cioè. Turnazione, però diciamo che i festivi li devi lavorare e poi niente, devi montare puledri, se è veramente una cosa che ti piace, che porti avanti e che sì, poi a contatto con le vacche, quindi
qualche volta può andare, insomma, con i tori, quindi deve avere anche un po' di sangue freddo e non tutti si rendono conto subito com'è. Dopo qualche anno uno si rende conto e dove arriva il rischio, dove può arrivare, e allora lì uno fa i suoi conti. Ti è mai venuto in mente di cambiare lavoro e andare a lavorare in un ufficio? No, anzi, quando sono cascato, è capitato che sono cascato, mi sono fatto anche male, l'unico pensiero era quello di ritornare a cavallo, è sempre più forte, quindi l'ultimo incidente che ho avuto sono stato 40 giorni e diciamo il medico non è che mi avesse detto di montare a cavallo subito. Minimo dovevo star fermo almeno 2 mesi. Però Non si resiste. No. Senti, quindi a un ragazzo gli consiglieresti di cominciare a provare? Perché siete rimasti appunto pochi, siete in via d'estinzione. In questa azienda siamo 4, ma diciamo che fanno veramente il mestiere, forse si contano in 2 mani. Insomma, chi fa veramente il lavoro di buttero. Io lo consiglio perché per me è qualcosa di bellissimo, non è un lavoro, per me è una passione. È una passione, insomma, un lavoro che lo fai proprio perché ti piace, insomma. Alla mattina se devi montare un cavallo sai benissimo che è una soddisfazione, quindi per quello, insomma, sicuramente lo direi a qualcuno, fai questo mestiere. Poi ti ho detto, tutti i nodi vengono al pettine, se uno non c'è portato, questo è un mestiere che non è che lo puoi improvvisare. Bisogna essere dei professionisti seri. Sì, dopo qualche anno sì. Perché insomma, è pericoloso, tra l'altro, no? Sì, ti devi ricordare anche le vacche, quelle mettiamo più cattive. Quando partoriscono devi sapere che quella vacca lì, appena gli vai vicino, ti viene addosso. Quindi se lo fai senza saperlo... Cioè le dovete riconoscere una per una. Sì. Dopo qualche anno, insomma, ci fai l'occhio e riesci, come i tori, no? Come i tori, quando entrano tutti in branco, finita la monta, sai benissimo che c'è il capo, quello lì, quando gli vai vicino, incute rispetto, quindi devi saperci, insomma... Ti devi saper rapportare. Sì. Ti deve sempre rispettare, perché noi tori gli insegniamo fin da piccoli che devono rispettare il cavallo. Perché altrimenti se solo sapessero corrida, la forza che hanno, certo. Sarebbero incontrollabili. Quindi sono animali che comunque sanno cos'è un cavallo, li vedono tutti i giorni e quindi... Loro hanno timore del cavallo, se non ce l'avessero... Sarebbe un problema. I cavalli nascono già geneticamente senza la paura delle vacche, dei tori. Sì, i cavalli di solito mandano via i bovini. Questi cavalli qui sono abituati poi a vederli fin da piccoli, sì, no? Sì, fate un lavoro quindi particolare per... I puletri già nascono fuori con le proprie mamme, le mamme insomma insegnano, e se c'è un governo di fieno, ok, e c'è il cavallo e la vacca, prima mangia il cavallo, poi mangia la vacca. Perché si non sa che è più forte. No. Il cavallo è tremendo, se scalcia e morde, insomma, che cavallo. Quindi riescono, cioè vivono insieme fin da subito. E quindi si... Gli spazi nostri sono enormi, quindi... E si stabilisce questa gerarchia che vi aiuta poi a inserirvi all'interno di questi due branchi di animali diversi. Sì, per noi è fondamentale. È fondamentale che i cavalli siano anche nei branchi, che i piccoli conoscano i cavalli, perché sanno che... i cavalli gli danno addosso, quindi se vanno a bere, prima bevono i cavalli, poi ci vanno le vacche e i vitelli. Se i vitelli vanno lì, i cavalli le fanno scappare. Quindi già capiscono quello che è il rispetto per il cavallo. Poi, vabbè, dopo c'entra il buttero con l'uncino che insomma, manda via il bestiame, oppure... Insomma.